Se avessi un figlio gay, lo amerei assolutamente nella stessa maniera. Accetterebbe anche il compagno del figlio? Assolutamente no. Ho strumenti e posso dirle questa cosa apertamente, cioè bisogna vedere se i genitori stessi che compongono marito e moglie, no, loro stessi non hanno qualche problema del genere e allora trasmettono alla prole. Perché ciò che nasce dalla gatta, dice il proverbio, topi mangia. Il Signore ti ha fatto un maschio e una femmina, la gallina e il gallo, è contro natura, è questo il discorso. Come fa una madre a buttare fuori il figlio che l'ha creato lei? Sei omosessuale, non è che l'ha chiesto lui, sei tu che l'hai fatto, no? Ciao mamma, ciao papà. Vi scrivo una lettera perché voglio proprio dirvi una cosa, ma quando provo le parole mi rimangono in gola. Da un po' avete notato che c'è come un muro di silenzio tra me e voi. Non avete probabilmente capito perché, e quando me lo chiedevate non rispondevo. Lo faccio adesso. Il fatto è che sono gay. Io a questo punto ho smesso di leggere per la volta. È come se mi avessero telefonato dicendo suo figlio è morto. Contro uno schiantato col motorino. Boom. In quel momento il senso di perdita totale era così. Poi mi è venuta la paura, improvvisamente la paura che lui non tornasse. Gli ho subito telefonato, ho detto vieni, ma torni a casa, ma torni, vero, torni. Ma quando torni? La paura di perderla è stata terribile. Ho detto adesso se non torna più. Se a me avessero detto tu sarai madre, partorirai dei figli, maschi o femmine, che potranno essere etero o omosessuali, l'impatto con questa cosa sarebbe stato completamente diverso. Fin quando l'educazione, la cultura ignorerà questo, secondo me sarà sempre una disperazione, perché quando combatti con l'ignoto sei sempre disperato. Non è che vi siete resi conto di quello che mi avete fatto? Cioè, questa cosa no, questo aspetto io non lo conoscevo. Cioè il fatto di averti tolto la fiducia nel tuo stesso, nelle tue stesse scelte, questo non l'avrei mai pensato. Non e adesso ti rendi conto che è così? Sì. Beh, la bambina... ti voglio tanto bene, scusa. Però siamo tutti fortunati, noi tutti qua, nel senso che noi sappiamo di avere dei figli omosessuali. Ci sono delle tragedie molto maggiori fuori, perché io conosco dei ragazzi i cui genitori non lo sanno e non lo potranno mai sapere. Ragazzi che sanno o credono di non poter mai dire ai propri genitori chi sono. E qualcuno pagherà questo tormento interiore con un prezzo terribile, no? E i genitori hanno perso moltissimo in questo. Quindi la fatica è stata mia di rinascere come genitore, cioè di fare i conti con questa parte buia di me e trovare dentro di me una nuova forza vitale per essere al passo con mia figlia. È la mia libertà, ma è la sua anche. Io ho potuto essere libera e lasciarla andare. Questo è il nostro primo Pride ed è un'esperienza meravigliosa, stupenda, guarda. Una festa di libertà. Per fortuna sono venuto, guarda. Sono proprio contento.